Farming Simulator 19 sulle mappe Terra del Delta del Po. E niente, oggi farò un video brevissimo perché devo andare a lavorare. Quindi diamoci video da fare. E niente, oggi ci raccoglieremo della grana erba. Erba, erba, erba. Prepareremo i campi per piantare l'erba e il frumento, così facciamo il fieno e anche la paglia. E niente, dai, iniziamo subito, sennò non ce la caviamo in un'oretta. Allora, innanzitutto devo andare a prendere il trattore per tagliare l'erba. Anzi, proviamo prima la mappa. Allora, il 5 calce viva. E solo calce viva. Quindi dobbiamo mettere la calce viva nel 5. E l'altro lo possiamo già preparare. Quindi facciamo così. Scusate, guardavo un po' il check audio com'era. Spero che mi sentiate. Adesso andiamo al campo. Andiamo al campo 4. Passiamo di sopra tanto da lavorare. Intanto iniziamo da questo. Oggi grana assunzione di operai perché sennò non ci sto dietro. Migliorare. Adesso andiamo a prendere l'altro trattore. Andiamo a spargere la calce viva. Adesso metterò anche la precision farm. Adesso vediamo se continuerò sta mappa o ne proveremo un'altra. Attenzione, il primo telespettatore. Niente, dai, dicevo che oggi prepariamo i campi. Frumento, erba per le mucche. Più che per le mucche il frumento è la paglia. Se hai delle domande da fare, falla, se posso aiutarti, senza problemi. Non sono un grande esperto, però ormai ci gioco da più di un anno, dai, qualcosina posso servire. Oh, dai, 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 se no ci scontriamo! Porca miseria. Faccio sempre i danni, oh. Aspetta che mando l'invito.
Come cavolo si fa a mandare l'invito? Sarà questo? Condividi. È arrivato Ramon. Contadino. Ciao, ciao, no, avevo appena mandato anch'io l'invito. Però sto facendo una cosa velocissima perché devo andare a fare la notte. Solo che ieri non me l'avete fatto portare. Oggi pomeriggio Barto si è impuntato con COD. Allora, dai, un'oretta prima di andare a lavorare. Spero di, per le 9 di finire tutto. Già sto perdendo tempo. No, sbaglio strada. Questo faccio un dispetto, ti stacco la radio. Dov'è la radio? Lo so che l'hai fatto per dire, però te è bidonato oggi. Comunque dai, ci mettiamo anche domani pomeriggio, se ci sei ci mettiamo, dai. Ci proviamo. Dai, vabbè, io tanto faccio la notte, è tempo che mi sveglio, tanto mi sveglio presto, cioè presto, mi sveglio per pranzo e devo andare dall'altra parte e mi sbaglio sempre, sei tu Ramon. Comunque oggi abbiamo messo una X, sappilo, ma non te ne sei andato te. Vuoi che ti accendo anche la cam? Sì, l'ho comprata, mi è arrivata, ho speso 28 euro, mi sa. Non penso di essere arrivato a 30 per un paio di euro. T'ho pure detto poi che la compravo. Che un po' mi vergogno. Dovrebbe essere anche quasi già posizionata, mi sa che la dovrei solo attaccare. Poi c'è quella pugnetta della chat che mi sta dando un fastidio. Mi ha dato proprio noia.
Quando è che ti prendi l'Xbox? Così facciamo le live assieme su Farming. No, col cazzo. A parte queste piccole pugnette, rimaniamo sempre migliori noi. Non c'è niente da fare. Mi dispiace. Perché il cartellino giallo? Cosa significa? O mi tiri fuori o niente. Anna Ciuci. Io cosa dovevi fare di oggi di tanto importante? Che arrivo subito, poi dopo arrivo fra un'ora e poi non ci sei più visto. Adesso non mi ricordo. Ah, poi oggi Barto mi fa: ah, lo sai, l'altro giorno mi sono messo in casa. Mi sono messo a guardare la tua puntata. Te pensa? Qual è la gang del boss? La puntata, dai, l'altra, la seconda puntata, il secondo episodio. Fammi vedere se devo fare l'erbo il fieno. Devo fare l'erba. Cos'è che il negozio vende? Il fieno, devo fare l'erba, sì. Bartefisce Mason. Ah, la cricca. E niente, dai. Te immagino che non hai indagato per il mio problema, vero? Comunque, per me mi devo comprare un portatile anche piccolino da stream. E lo attacco all'Xbox e faccio la live con l'Xbox, però tramite computer. Penso che sia una roba del genere, non so. Poi sono ignorante di queste cose qui. Mi sbaglio. Parlami, Anakin. No, dove l'ho messo? Ah, l'ho messo qua.
Io ho guardato i video, ma non si. No, è che comunque tutti i video che ho guardato io, tutte le persone che ho guardato io, ok, facevano le live da Xbox, ti dicevano le impostazioni, come installe tutte, ma loro comunque avevano sempre un computer attaccato. Hai capito? Te provo a cercare, ma penso che sia. Mi sta scemando un po' sta cosa. Sarei divertito con Fish. Xbox e Microsoft, sì. E niente. Magari il terzo spettatore è Barto. Vediamo se scrive qualcosa. Un saluto al terzo spettatore della serata. Ah, oh, poi va bene l'audio, Ramon. L'accendo la radio nel trattore. L'aiutante C ha completato. Andiamo dall'aiutante C. Ok, dai, comunque le impostazioni erano su Twitch, quelle per l'audio. Da dove attivi lo stream? Ci sono le opzioni. C'è audio gioco e audio voce. Da posto. Siamo sempre. Comunque per i nuovi arrivati, niente, stiamo raccogliendo l'erba per le mucche. Stiamo preparando i campi per fare erba e frumento. Sempre per le mucche. Il frumento è per la paglia. Il mio cane che vaga in giro per casa, che controlla i topi di mia figlia. Speriamo che non se li mangi, perché se li mangi siamo fritti. Ho Anzi, speriamo che mia figlia prima di andare a fare la doccia abbia chiuso la gabbietta. Adesso, Anakin, visto che sei rimasto stupito da questo giochino, ti devo far vedere un'altra mappa. Come ti dicevo l'altra volta, la Coronella 2.0.
Bene, dai, comunque sono in vantaggio, 20 minuti di live e ho già fatto una buona fetta di lavoro. A differenza tua che non fai mai un cazzo. E stanotte Luca lo dovevi vedere, a un certo orario dormivo in piedi, oh. Poverino, hanno cambiato il treno alle 4:20 di notte, alle 4 di notte. Era là in coma. Poi sentivo che... No, non si possono fare nomi, dai, non vorrei fare casino. In privato. E voilà, anche questa è finita. Ho preparato tutte le nostre strisce. Parcheggiamo. Parcheggiamo questo. Sganciamo. Ah, che curiosone. Questa è la seminatrice. Cioè, operaio. Operaio. Poi andiamo a prendere l'altro trattore. Sganciamo tutte cose. Oggi stiamo lavorando un po' alla Carlona. Come si fa a fare denaro su farming? Ah, su farming fai denaro con quello che raccogli e lo vendi. Qui vedi, ci sono tutti i negozi elencati: area, caseificio, fienile, filanda. E ognuno di questi prende il grano, il frumento, la colza, il mais, le patate, le barbabietole, il cotone, la canna, insilato, capito? Fai così i soldi. Io adesso ho venduto off camera così per guadagnare un po' di tempo oggi. Che prima di mangiare ho fatto 20 minuti io al volo. Però sì, io nel silo ho un po' di scorta, quando ho bisogno di soldi vendo. La roba che sto facendo adesso non la vendo perché è tutta roba per le vacche. E per quello poi ti voglio far vedere la Coronella 2 apposta, perché lì ci sono le fabbriche. Puoi fare il formaggio, puoi fare il pellet, puoi fare i semi, puoi fare l'olio, puoi fare tutto. Ed è concentrata. Sì, non sono un buono streamer, non riesco a parlare e giocare. Adesso andiamo a fare le balle, come quelle che dici te tutti i giorni. Ma gli animali possono morire di fame? Allora, mica, ma te si vede che sei un giocatore, fai le domande proprio a tac. Oh, questo è il gioco, io dico, lo chiamo il gioco base, che tu dai da mangiare agli animali, loro crescono, ti fanno il latte, se gli dai da mangiare, amen. Poi c'è la famosa season, praticamente le stagioni, di cui praticamente ti rende ancora più reale la vita. Quindi nel senso che io pianto a novembre e raccolgo a giugno, io compro i vitelli, se non gli do da mangiare muoiono. Capito? Se crescono diventano mucche o galline grandi e le rivendo, capito? Le mucche. Le mucche costano 1.500, i vitellini, penso, quando li vado a rivendere, li rivendo a...
No, non è un casino, è tutta un'altra maniera di giocare. Il sistema ti dà due modalità di giocare. Quello con la G-Season è super lento, perché è lento perché... Ogni tanto mi si... Ci siamo? Ci siamo? Brava. Brava. No, niente, ti stavo dicendo. Il gioco ti permette di giocare in due modalità. In questa qui, praticamente, io raccolgo, io pianto al pomeriggio, il giorno dopo alla sera è già pronto, capito? Ed è molto più veloce il gioco così. E invece con la season, te ti devi proprio organizzare, tu, nel senso... Hai le mucche, tu devi fare della paglia perché d'inverno devi darlo alle mucche, capito? È più dettagliato. Se non ti fai la paglia che non gliela puoi mettere, quelle muoiono. Oppure la devi comprare. È tutto un altro tipo di gioco. Dipende sempre se ci vuoi giocare con amici, da solo. Boh, tante cose. Se hai del tempo da perdere o no. Dipende. Ho messo sotto carica il joypad, mi sono sbagliato, ho fatto 2-3 cazzate. Bravo, sì. Poi ti ripeto, questa è una mappa molto schematica, molto brutta. Io l'ho voluta provare perché è una mappa italiana, quindi... Però ti farò vedere delle super mappe proprio da fuori di testa. Questa è la balla che mi sono dimenticato dentro. Paglia. Sì, poi fai vedere. Ah no, sì. Comunque... Niente, se sei curioso fai presto, vai su YouTube. Ci sono diverse persone adesso che non nomino perché c'è già la guerra tra di loro. Io lo sto facendo solo per hobby, non voglio creare casini. Comunque digiti farming. E niente. Oh, chissà. Ma te le live le fai solo su Twitch o le fai anche su YouTube le live? O YouTube lo usi solo come caricare video? Parlo con te, Ramona. Ecco, vedi, ecco, bravo. Allora, quella di prima, niente, lascia perdere, quella è una balla di paglia. Questa è l'erba. Nella season c'è anche questa cosa qui. Tu quando fai l'erba, la devi lasciare riposare, si deve seccare, la devi girare, si deve riseccare ancora. Ci sono diversi stadi. E come nella vita reale, se tu nel momento che deve seccarsi, piove e non riesci a raccoglierla, quella marcisce e tu butti via tutto il raccolto. Capito? Tanto, questa l'erba senza season non si secca. Rimane sempre erba. Nella season, se non la usi entro 6 mesi, marcisce. Come nella realtà.
qua è un brutto posto. Guarda che sono. Mi piace col cappellino. Poi se vuoi un giorno ti insegno anche a guidare, a fare le manovre. Questa boh, l'altro giorno, non so se tu mi stai ancora guardando, sono caduto dentro, ho dovuto resettare il furgone, il cassone. Mannaggia. Devo mettere il menu, se no non mi ricordo come si scarica. Suona il clacson. Spegni imballatrice. Scarica imballatrice. Oh, ciuccio. Oh, Manu. Capitano? Oh, l'hai messo la formazione. Poi piangi, piangi, ho visto che alla fine sei arrivata ai quarti, eh? Ce l'hai fatta. Adesso facciamo un incidente. Dovreste, anzi, dovreste ringraziarmi perché ho battuto per l'ennesima volta Emiliano. Paura che sono io che non l'ho messa, porca puttana. Non mi dire che c'è l'anticipo stasera, no? No, ha giocato ieri la Roma. Che ore sono? Voilà, che devo andare a lavorare. Sì, giro col trattore. No, oggi sto facendo tutto di fretta perché devo andare a lavorare. Vedi, sbatto nei pali. Quello è il mio operaio, vedi? Quello è Messico che sta lavorando per me. Ah, Apex ha detto Bartok che adesso se lo scarica. Capito? Me lo diceva oggi. A me non piace proprio. Aiutanti è bloccato da un oggetto. Cosa ha fatto l'aiutante? Chissà da quant'è che è bloccato, porca.
Beh, 2 o 3 set, va bene, te non giocherai. Qual è il problema? Poi io non lo scarico. Guarda, ma te guarda. Non ci credo. Se vuoi mangiare il kebab, mangiati il kebab. Basta che non rompi noi. Che ore sono? 20:40, 20:35. Dai, un quarto d'ora ancora, un quarto d'ora. Devo finire i campi, almeno. Ops, è stato, è stato. Porca troia, io l'ho rovinato a campo. Io ho perso il trasporto. Tu prendi balla di fieno così, tac. Dov'è se l'è il mio socio Fish? Fish? Posizione di trasporto? Trasportiamo tutto. Sì, il kebab è molto lomagnolo. Infatti io vado sempre in un negozio malocchino a prendere la piadina. Tu mai mangiato piadina malocchina? Se arriva il giorno che taglio tutto qua. Tutto taglio. Voilà. Ma alla fine vi siete scaricati, a parte Anakin, vi siete scaricati tutti i Twitch. Perché ho iniziato a rompervi le scatole io. O mi sbaglio? Adesso fertilizziamo. E poi chiudiamo per oggi. Così siamo portati un po' avanti con i lavori. Poi i miei 1.000 fans, era 2 giorni che saltavo e mi stavano scrivendo tutti assieme. E allora, anziché fare, oh, anziché fare il riposino, ci ho fatto la live. Via, con un po' di veleno per le piante. No, scherzo, è fertilizzante questo. No, veleno noi. Noi tutto volere bene piante. Piante, animali, lupi, cinghiali.
5 spettatori. Ah, 5, non me ne sono accolto. Ormai Anakin ti supero, hai visto? Che poi siete te. Uno sono io, uno siete te. 3 è Manu, 4 sarà Barto e quinto. Io come al solito lascio i mezzi in mezzo. Ho fatto anche rima. Se hai bisogno del giardino, vedi, vengo con questo, te la pulisco tutto, il giardino. Col mio bambino. Ah, c'è anche Fish. È il mio modder Ramon, vedi, si accorge di tutto. Non potresti farmi da modder? Quando diventerò famoso, eh? Come Bobo e Ventole quelli hanno Max, io avrò Max di Messico. Segretario. Scusa Anakin se non le leggo in diretta, è che non mi vuoi insegnare come mettere la chat nella TV? Tocca comprarmi per forza un PC adesso, portatile, non un PC. Poi dov'è che vedi 5 spettatori? Io adesso ne vedo 2. Tu prendele per il colò? Tu stai prendendo per il culo. Tu brutto cattivo. Tu messicano cattivo. Sì, ok. No, ho chiuso per far vedere che si chiudono anche le porte. Oh, devo andare anche dall'erba. Adesso guarda, se ho tempo e tu riesci a vedermi in live, la prossima puntata lo farò con la Coronella 2. Devo un attimo prepararla che devo mettere dentro le fabbriche, però se vuoi, in sti giorni, potrei portarla. E se l'avevo un salvataggio con la Coronella 2, l'ho cancellato. Poi ti ho detto, ti voglio far vedere SnowRunner, poi City Skyline, poi se proprio proprio c'è un giochino vecchio che poi l'hanno fatto anche nuovo, si chiama Tropico. A questo punto mi fa una paura. Si può ruotare in diretta, Ramon? Lascio sempre i mezzi in giro. Non mi posso mica arrabbiare con nessun altro. Porca miseria. Ah, il rutto non è contro la privacy, hai ragione. 45 minuti. Adesso, oh no. Prossima puntata vi farò vedere come si prepara l'insilato per dare da mangiare alle mucche. Visto che... No, dove sto andando? No, la razione mista, visto che ho l'insilato pronto. Adesso vi faccio vedere l'insilato. Non so se Ramon l'altro giorno l'avevi visto. Dove c'è il bunker? Ti ricordi che avevo messo l'erba a macerare? Adesso andiamo a vedere se è pronta.
Tac. Poi dopo con quel carro là, il miscelatore, metto questo che è insilato, paglia e fieno e faccio la razione mista per le mucche. Te capì? Spegniamo il motore, se no si consuma. Perciò anche il consumo della benzina. Sappilo. Oh, ma cinese. Ah, poi dobbiamo andare a fare anche la spesa, dobbiamo andare a comprare i semi. Non so, se comprare gli sfusi. Che spero felicità di Ramon. Chiudiamo le porte. Non si chiude la porta. Contento? Così non si vede. No, vede né nulla. Tu non vedere nulla, cazzo. Poi le mangi. Poi le mangi. Sì, è imbecille, dai. E nulla. Queste galline non producono. Volete fare sesso? Eh? Tu fare uova? Poco un gallo? C'è solo troppo uno gallo? Un gallo per 10 galline. Tu devi fare oh, devi fare. E vabbò, dai, vediamo le mucche. Il prossimo vitello crescerà fra 352 ore. La prossima gallina fra 18 ore. Ci sono anche queste cose, poi nella season sono ancora più precise. Cioè la crescita degli animali, proprio le fasi. Quindi niente, dai, oggi è andata così, domani se non ho niente da fare la farò con la cam, la diretta. Vediamo. E poi un giorno ci dobbiamo incontrare che dobbiamo vedere un po' come risolvere il mio sto problema oppure comprare un portatile, fare qualcosa, dai. Capito, Ramon? Ciuccio. Dai, io saluto tutti gli altri. Grazie per guardare chi guarderà sto video. Io sono Tacco79 e l'altro è AnaChuch792. Sì, Anakin792. I miei giochi sono più belli dei suoi, però. E niente, dai, ci vediamo. Capito? Salviamo ancora, non si sa mai. Dai, un saluto e un abbraccio a tutti. Ciao.